tragedia poco prima delle 13.30 a Platamona, nella settima discesa a mare. Per cause ancora da chiarire, un anziano è morto annegato sotto gli occhi di decine di bagnanti che affollano la spiaggia. Inutili i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Mentre andiamo in onda, le notizie sono ancora poche e frammentarie. Maggiori dettagli nel TG di domani. È giallo sull'incendio che si è sviluppato ieri sera intorno alle 21 in una palazzina di via Napoli, abitata per lo più da persone anziane. Le fiamme, alte quasi 2 metri, hanno distrutto un appartamento al terzo piano, all'interno del quale fortunatamente non si trovava nessuno, ma il fumo denso e acre si è propagato a tutto l'edificio. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare, ragion per cui non ci sono feriti, anche se qualcuno di loro ha avuto necessità di essere visitato dai sanitari del 118. Il tratto di strada compreso tra via Galileo Galilei e via Alghero è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegnimento del rogo per diverse ore. Tra gli interventi anche la messa in sicurezza di una bombola che si trovava all'interno dell'appartamento interessato dalle fiamme. Le inquiline dell'appartamento avrebbero riferito alle forze dell'ordine di aver avuto problemi con una persona ospite in casa loro fino a qualche giorno fa. Questa persona sarebbe stata già identificata. Sul posto sono intervenuti per primi gli agenti della squadra volanti della polizia, che hanno notato le fiamme alte e si sono prodigati per trarre in salvo una donna con problemi di deambulazione. I vigili del fuoco, il nucleo anticrimine di Abasanta della Polizia di Stato, le ambulanze del 118 e in ausilio i carabinieri e la polizia locale che ha gestito la viabilità. Dramma la notte di domenica. Un uomo di 52 anni, artigiano di Sassari ma da tempo residente a Sennori, si è tolto la vita nella sua officina di Sassari dopo aver tentato di appiccare il fuoco alla sua casa di Sennori e a 2 auto, una dell'ex cognato e l'altra di un conoscente, al quale imputava la fine del suo matrimonio. Una vicina di casa ha notato le fiamme e, senza sapere che fosse stato lui ad appiccare il fuoco, lo ha rintracciato avvisandolo di quanto stava accadendo. L'uomo l'ha rassicurata che sarebbe rientrato di lì a poco, ma da quel momento di lui si sono perse le tracce. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Lo hanno trovato nella sua officina di Sassari dopo ore di ricerche disperate, perché chi conosceva il suo stato di disagio temeva per la sua incolumità. Il suo cuore batteva ancora quando il figlio è riuscito a trovarlo, ma i tentativi di strapparlo a quel gesto estremo sono stati vani anche per i sanitari del 118 arrivati sul posto. L'uomo da qualche tempo si era separato dalla moglie, ma il fatto che lei si fosse rifatta una nuova vita gli era impossibile da accettare. Domenica sera poi il tragico epilogo. Sarà un telone che verrà montato in questi giorni a proteggere fedeli e autorità nella chiesa di Santa Maria in Betlem il prossimo 14 agosto allo scioglimento del voto alla Vergine Assunta. Queste le decisioni adottate dalla commissione tecnica, che ieri pomeriggio ha sciolto i veti posti in essere dalla situazione di pericolo che si era venuta a creare dopo i cedimenti degli intonaci negli ultimi giorni. Il telone farà da scudo sulla gente e fungerà da protezione per consentire le celebrazioni della Faradda, mentre a seguire le celebrazioni religiose verranno temporaneamente dirottate nella cappella di Santa Maria degli Angeli in attesa dei lavori definitivi. Nessuna variazione quindi per lo scioglimento del voto, una cosa che nel caso sarebbe diventata di portata storica, in quanto non si ricordano episodi di questo tipo. Non resta altro che augurarsi che tutto proceda secondo tradizione e che la Faradda 2017 passi agli archivi in modo tradizionale, senza brutti episodi di qualsiasi genere che ne intacchino lo spirito religioso e festante. A 100 anni. Il gremio dei facchini dovrà attendere un altro anno per poter partecipare alla Faradda con il proprio candeliere. Da parte del gremio c'è naturalmente la volontà di allinearsi a quelle che sono le richieste della commissione storica, ma il documento che lo attesta sarebbe stato trasmesso in ritardo il 2 agosto per consentire al comune di deliberare un parere favorevole in tempo per la Faradda di quest'anno. Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha ribadito che questo non significa che i facchini non saranno ammessi alla processione del voto, ma che semplicemente si tratta di attendere un altro anno, durante il quale il gremio e la commissione storica dovranno confrontarsi per chiarire alcuni aspetti. In particolare si discute sulla dismissione di alcuni indumenti dell'abito sul quale i facchini avrebbero temporeggiato. Nel documento inviato all'inizio di agosto da parte loro ci sarebbe la volontà di seguire i dettami della commissione, ma quel documento appunto non è arrivato in tempo. La
L'assessore dei trasporti Carlo Caredo ha comunicato che la commissione di gara costituita per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi aerei di linea e regimi di continuità sulle rotte da Alghero e Olbia per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate ha concluso i lavori. La commissione non ha rilevato irregolarità nelle offerte pervenute e ha dichiarato aggiudicatrici Meridiana per le rotte da Olbia per gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino e Blue Air per le rotte da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate. L'assessorato provvederà quindi ad adottare gli atti conseguenti per l'affidamento dei servizi aerei a Meridiana e Blue Air per le rotte relative. Il nuovo modello di continuità territoriale entrerà in vigore il prossimo 9 novembre. Venerdì sera Porta Sant'Antonio ha ospitato la 12ª Sagra della Melanzana, organizzata come oramai consuetudine dall'Associazione Vivere Insieme di Leonardo Fenu. Centinaia fra sassaresi e turisti hanno voluto gustare il piatto tipico della nostra cucina, preparato dai cuochi di alcuni circoli cittadini. Una festa di sapori e profumi, accompagnata dalla musica offerta tra gli altri da Pinuccio Cossu, Giuseppe Piruddu e Gianni Paulesu. Sentiamo uno stralcio delle interviste che abbiamo raccolto durante la manifestazione. Va bene, buona serata, buon appetito, buona arrostita. Avete finito di arrostire? Sì, da arrostire sì, di servire no. Speriamo di servirle tutte questa sera. Vabbè, nel caso ce le consegno, ci fa il pigiatino, non lo so, sì, qualcosa. Se dopo passate molto volentieri, vi offriamo un piatto alla grande. Ringrazio tantissimo la mia collega Valeria che mi ha ceduto la linea. Oh, buon appetito, Grazie. Come si sta? Benissimo. Diciamo che questi sono degli eventi che fanno molto bene alla città, ad esempio lei è al seguito con la famiglia, se non sbaglio. Sì, sì, sono al seguito con la mia famiglia, io è la prima volta che vengo, molto bello. Sì, sì. Primo anno che vede anche i mini candelieri qui. Sì, sì, primo anno. Io vedo, un parere. Vedo sempre i grandi. Un parere di questa comunque manifestazione. Ah, una bella festa, una bella poi partecipata comunque. Ah, che belli vedere i bambini che portano i candelieri. Il coordinamento cittadino distintino Noi con Salvini è contrario all'applicazione della tassa di sbarco sull'isola dell'Asinara. I residenti di Stintino, al pari dei cugini portotorresi, vanno esentati dall'applicazione della tassa di sbarco in quanto sull'isola sono presenti i cimiteri dove riposano gli avi degli stintinesi. Nei prossimi giorni il coordinamento cittadino distintino Noi con Salvini depositerà una richiesta di esenzione dalla tassa a favore dei cittadini presso il sindaco di Porto Torres per conoscenza all'ente parco. Salve a tutti, insieme anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegine Radio all'interno del nostro telegiornale. Nel corso dei controlli che i carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno eseguendo al porto di Olbia per contrastare reati in genere, ma soprattutto con finalità antiterrorismo, ieri mattina il NORM di Olbia ha arrestato un cuoco 27enne residente a Monti, già noto alle forze di polizia per fatti accaduti in passato. Ieri mattina, durante le fasi di sbarco della nave proveniente da Livorno, i carabinieri che si trovavano in quell'area per eseguire i controlli e monitorare eventuali soggetti di interesse operativo hanno notato l'uomo che scendeva dalla nave a piedi senza alcun apparente motivo ed hanno osservato che portava con sé solo uno zainetto. Non essendo chiaramente un turista ed essendo già noto, è stato fermato per un controllo e subito è stata notata una certa agitazione da parte sua. La perquisizione personale ha poi consentito di trovare all'interno dello zaino 4 pacchi per un peso totale di 2 kg accuratamente sigillati contenenti una sostanza molto scura. Una volta accompagnato in caserma è stato possibile eseguire il narcotest sulla sostanza e qui c'è stata la prima sorpresa, considerato che secondo il risultato non si trattava di stupefacente.
Solo successivamente, grazie alla collaborazione del corpo del gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, che ha fornito una preziosa collaborazione mettendo a disposizione i narcotest di ultima generazione in loro dotazione, è emerso il principio attivo ed è stata riconosciuta così la cocaina. Verosimilmente si tratta di un tipo di cocaina cosiddetta cocaina nera, ottenuta mescolando particelle magnetiche nere di ferro e potassio tiocianato, cosa che permette alla sostanza di cambiare colore e odore e la rende non rintracciabile al fiuto dei cani e tantomeno con l'utilizzo dei narcotest di vecchia generazione. Da quello che risulta, dovrebbe essere il primo sequestro in Sardegna di questo tipo di cocaina e uno dei primi in Italia. Terminati gli atti, il 27enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Bancali, dove si trova attualmente recluso. Questo è quanto ci arriva dal comando provinciale dei carabinieri di Sassari e noi anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti li troverete all'interno del nostro sito internet www.telegin.tv, all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Vi lascio ora alla nostra pagina sportiva, quest'oggi dedicata al latte dolce calcio e alla riconferma in squadra di Andrea Congiu. Io mi fermo qua, vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Per il Sassari Calcio latte dolce, Andrea Congiu e un'altra riconferma nel segno della continuità. Esulta imitando il volo dell'Airone, retaggio dei 3 anni trascorsi in forza al settore giovanile del Brescia, a contatto con la ribalta del professionismo. Anche su di lui la società del direttore generale Adriano Fantoni ha scelto di scommettere ancora una volta per dare seguito al progetto e contemporaneamente offrire a mister Massimiliano Paba una pedina da scacchiera utile a completare la rosa del team, prossimo protagonista della Serie D. Biondina acciarata all'ubaconi, goccia azzurri e ricciurina, la sirinata li voglio fa. Giovanotto incanta, la vita
una santa. Mea girinata, mea margarita. Innamorato so cu di te, innamorato so cu di te, innamorato so cu di te, innamorato so cu di te. Danzando con le bande, doppio concerto del corpo bandistico Luigi Canepa di Sassari e della banda musicale di Villanova Monteleone. Mercoledì 9 agosto alle 19 nel cortile di Casa Serena in via Pasubio e il 10 alla stessa ora nella casa di riposo di Villanova Monteleone. Speciale Madonna del Buon Cammino, in onda sulla nostra emittente, oggi alle 18.30 e alle 23.45. Speciale Sagra della Melanzana, oggi alle 15.30 e alle 20.45, domani alle 18.30 e alle 23.30. Speciale Mini Candelieri, oggi alle 21 e alle 24, domani alle 15.30 e alle 23.30. Terza Sagra del Cinghiale organizzata dalla Compagnia di Caccia Grossa su Vellutu. Sabato 12 agosto a partire dalle 20 in Piazza Europa a Usini. Tra i tanti ospiti della serata, il nostro Alfredo Nieddu. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.